giornatina oggi da passare insieme, giornata calda come il sole che ieri ha scaldato la mia faccia e mi ha fatto bruciare. Oggi veramente si potrebbe vedere un po' di tutto. Abbiamo due macro argomenti da sviscerare e mentre aspettiamo un po' di persone io direi di partire dal primo, che è quello ovviamente inerente a Paulino Dybala, che oggi è sbarcato a Roma, e quindi Dybala alla Roma e non Dybala all'Inter. Avevo promesso di parlare della questione Dybala a un certo punto, quando ci sarebbe poi stata una svolta certa in una direzione, dato che Dybala oggi è atterrato a Roma, penso che sia giusto parlare per l'ultima volta di Paulo Dybala, che ufficialmente ora è un nostro rivale, e quindi io non vedo l'ora di affrontarlo in campo e di sfidarlo in campo, non vedo l'ora di batterlo in campo, perché questo è quello che mi sento di dire da tifoso della Juventus, ma allo stesso tempo sono molto contento che Dybala sia andato alla Roma e non all'Inter, per forza di cose, meglio decisamente la Roma rispetto all'Inter. Mi piacerebbe tantissimo vederlo con la maglia numero 10 di Totti, per renderlo il primo calciatore a aver indossato la 10 di Del Piero e la 10 di Totti, sarebbe veramente qualcosa di altissimo livello. Credo che sia un leggero passo indietro nella carriera di Paulo Dybala, perché comunque non dimentichiamoci che non andrà a giocare la Champions League, bensì l'Europa League, e quindi per forza di cose, per antonomasia, è un passo indietro a livello sportivo calcistico. Però Roma è una bella piazza, è una bella dimensione che l'anno scorso si è tolta una bella soddisfazione vincendo un titolo europeo. In panchina c'è un certo José Mourinho, quindi sicuramente non l'ultimo arrivato, e credo che Roma, la città di Roma, si meriti queste cose qua, quindi bellissimo. Tra l'altro vi dico, l'ho sentito Paolo, oggi l'ho sentito, gli ho mandato un messaggio in privato su Instagram, è carico, mi ha detto che ci vediamo presto, io gli ho mandato la data del calendario del, mi pare, 28 di agosto, e sarà in programma appunto Juventus-Roma allo Stadium, e gli ho detto ci vediamo molto presto, perché Dybala tornerà allo Stadium già il mese prossimo, sarà una sfida caldissima, perché è una sfida di fine agosto, ma una sfida che vale 3 punti. Dybala sicuramente vorrà fare uno sgarbo alla Juve per favorire la sua nuova squadra a Roma ed entrare all'interno del cuore dei nuovi tifosi, che probabilmente ha già fatto, perché vedo che i tifosi della Roma sono già in hype, ed è giusto che sia così, è normale che sia così. Però noi vogliamo portare a casa 3 punti anche contro Paolo, e mi è dispiaciuto solo tanto vedere che molti tifosi della Juventus avevano già fatto il funerale di Dybala, nel senso erano già orientati verso il discorso che Dybala sarebbe andato all'Inter, che non meritava più rispetto, che le lacrime di Dybala all'addio erano finte perché aveva in testa l'Inter, che Dybala e l'Inter siano stati vicini, ragazzi, è un dato di fatto, hanno parlato tante volte, ci sono state veramente conferme a destra e a sinistra, ma il fatto che una squadra, un calciatore stiano parlando non significa niente. Io vi ho sempre detto, ne parlerò alla fine, perché non ha senso oggi dire Dybala è uno stronzo perché va all'Inter, se poi Dybala all'Inter non ci va. Mi avrebbe dato fastidio da matti, incredibilmente fastidio. Anche Ragù è arrabbiato e dice questa cosa, però non ha decisamente senso parlare, dire le cose, andare così in profondità e tirare dei giudizi definitivi quando le cose definitive non lo sono. Non ha senso. Se avessi fatto un video in cui parlavo di quanto era stronzo Dybala ad essere andato all'Inter, oggi, quel video, che valore avrebbe? Non avrebbe valore. Non avrebbe valore. Perché un conto è se succede. Un conto è se potrebbe succedere. E sono contentissimo che sia andato alla Roma. Ragionamento un attimino sul discorso inerente alla gestione di Dybala. Credo che sia stato terrificante. Terrificante, il procuratore di Dybala, Oreg Antun, l'ha gestita malissimo, perché Dybala era vicino addirittura a uno stipendio da 10 milioni complessivi tra bonus e parte fissa con la Juventus, e per colpa di Oreg Antun questa cosa non si è concretizzata e oggi va a prendere decisamente meno soldi rispetto a quelli richiesti in una squadra che appunto è un passo indietro dal punto di vista del livello del calciatore, una piazza che lo adorerà e questo sicuramente andrà ad aiutare Paulo Dybala, ma un passo indietro sotto tutto il resto. E quindi mi chiedo, ma Dybala, Oreg Antun, lo ringrazierà per questa cosa o sarà un po' arrabbiato con lui? Perché veramente
attenzione, quello che abbiamo visto nell'ultimo anno inerente a Paolo Dybala è clamoroso, clamoroso. Quindi vediamo un attimo che cosa succede. E ringrazio Alex, Simo e Nico per la sub. Gentilissimi ragazzi, siete arrivati tutti e tre bene o male insieme. E quindi il discorso su Dybala bene o male l'ho finito, l'ho terminato. Sono contento di aver detto queste cose che pensavo da un po'. E adesso iniziamo a rispondere un po' alle vostre domande che sono già in chat. Inizio a leggerle dall'inizio perché avete già scritto qualcosina. Ovviamente oltre il non si sente che abbiamo già risposto. Sei curioso di sapere questa cosa? Immagino che fosse inerente appunto a Paolo Dybala. Sì, ho visto cosa ha scritto Romeone per Bremer qua. Ragazzi, c'è a sfregarsi le mani come fanno le mosche quando vanno su una certa cosa. Grazie mille Nicolas, undicesimo mese anche per te. Grazie mille per il supporto, gentilissimi signori. E dicevo, per Bremer adesso c'è da sedersi, mettersi così, prendere i popcorn e gustarsi la situazione, perché oggi, che è lunedì doveva essere la giornata di Bremer all'Inter, rischia di diventare una cosa clamorosa. L'Inter nella stessa giornata rischia di perdere Dybala che va alla Roma e Bremer che va alla Juve. Poi io rimango ancora ancorato al discorso che Bremer alla fine sarà un giocatore dell'Inter. Io voglio rimanere ancorato a questa cosa perché l'accordo comunque il giocatore con l'Inter ce l'ha, l'Inter e il Toro stanno parlando, però attenzione che entra in gioco qualcosa di molto concreto, e cioè la Juventus De Ligt lo sta cedendo, la Juventus De Ligt l'ha ceduto al Bayern Monaco, e quindi da qui a poco tempo che cosa succederà? Entro già stasera probabilmente De Ligt sarà a Monaco di Baviera. Skriniar no, Skriniar è ancora lì e si sta trattando, e quindi la Juventus ha necessità oggi di andare sul mercato e prendersi Bremer. L'Inter ha meno necessità di andare sul mercato a prendersi Bremer, e questa cosa può fare la differenza, oltre al fatto che la Juve sembra aver aumentato l'offerta ancora di più, aver fatto un'ottima offerta al calciatore intorno ai 5 milioni, offerta più alta rispetto a quella dell'Inter. Queste sono cose che possono cambiare il destino. Ora, per il momento rimango un attimino indietro, rimango sulla mia posizione che Bremer è comunque più vicino all'Inter che alla Juve. Però attenzione che la Juve ha bisogno di un difensore centrale e ha bisogno oggi, e ribadisco anche un'altra cosa che ho detto anche nel video di oggi. Attenzione a comprare dopo, bisogna comprare prima delle cessioni, e quindi io mi auguro che la Juventus e il Torino siano già in contatto per Bremer, stiano già ragionando per Bremer, perché sennò poi dopo è peggio e si scatena l'asta, rischi di pagarlo di più, non ha senso. Quindi subito, Tapparino, grazie mille per i 10 bit, gentilissimo. Dybala e Ronaldo di nuovo insieme, questa cosa fa ridere. Poi torneremo sul discorso Bremer e ecco perché ho già visto un commento interessante, assolutamente, che era esattamente quello di cui volevo parlare. Dybala e Ronaldo di nuovo insieme, attenzione che Dybala alla Roma aiuta ulteriormente la Juventus, signori. Perché? Perché Dybala è un mancino che gioca in attacco, e guarda caso nel 3-4-3, 3-4-2-1 della Roma di Mourinho va a prendere esattamente la posizione di Nicolò Zaniolo, che a questo punto potrebbe essere ancora di più vicino alla Juventus e messo concretamente sul mercato. La Roma potrebbe aver scelto Dybala proprio per poi cedere Zaniolo. Attenzione che questa cosa è un incastro molto positivo per la Juve, non solo perché Dybala non va all'Inter, ma anche perché poi Zaniolo potrebbe venire alla Juve. Attenzione per questa cosa qui. Poi ribadisco, su Zaniolo c'è sempre a fare il discorso inerente al costo vero e proprio del giocatore, del cartellino. Però attenzione che è molto molto importante anche questa cosa qui. Dybala alla Roma è una win-win situation a parer mio. Ah beh, per noi sì, nel senso, noi abbiamo deciso di non andare avanti con Dybala, è andato in una squadra che non è una squadra di primo livello in Serie A e che quindi non competerà probabilmente, almeno che non succeda qualcosa di strano, ma in teoria sulla carta, non voglio dire che non succederà perché non è vero, però sulla carta perlomeno non sarà una delle squadre che andrà a competere con la Juve per lo scudetto, quindi penso di sì. E grazie mille a Tapparino per altri 75 bit, gentilissimo, grazie mille. Ma Dybala non ha fatto... Ma guarda, è quello che dicevo prima. Finaccia no, perché secondo me la Piazza Roma è bellissima per un giocatore come Paolo Dybala, sarà veramente amato. È un passo indietro sicuramente sì.
E poi vedi, abbiamo anche dei romanisti, dicono che sono contentissimi, ma capisco. Questo O di Vitto non lo so a cosa fosse riferito. Poi c'è Alex che è arrivato con le nuove emoticon da abbonato. Però Dybala a quanto pare è andato all'Inter per Marotta. No, io questo non ne ho la più pallida idea, ragazzi, non lo so. Lui sarebbe andato all'Inter se avesse potuto. Certo, assolutamente sì, però il punto è che non c'è andato. Cioè, non possiamo fare un processo alle intenzioni. Il processo va fatto sul concreto e quindi è giusto dirlo, quello che dici te, cioè Dybala Inter qualcosa c'è stato, lo sappiamo tutti. Io stesso gliel'ho detto, Dybala non andare all'Inter, vedi, mi ha ascoltato, l'ho portato io a Roma. Però il processo alle intenzioni è veramente terrificante. Contento per Dybala, meglio che vederlo al Napoli o all'Inter, sì, indubbiamente è meglio Roma che Napoli per quanto mi riguarda. Cosa ne pensi del sorpasso per Bremer? Che non è finito, che non è fatto, non è concluso, non è completato. Ci si sta lavorando e basta. Possiamo sognare il colpo gobbo, Tosel protocollo sul brasiliano? Possiamo sognarlo, indubbiamente sì. Dobbiamo sognarlo. Essere così convinti no, anche per un discorso di non illudersi, però dobbiamo sognarlo. Abbiamo il diritto, la necessità, il dovere di sognare il sorpasso. Cosa ci faceva Parma oggi? Ho accompagnato la mia ragazza che aveva un esame all'università. Bremer, ragazzi, Bremer. Bremer è un bel nome, bel nome di quelli frizzantini che ti fanno prendere bene. Bella per Luca che parla. No, ma non è vero. Non ho detto questo. Ho detto che il nome di Bremer mi fa sfregare. Mi fa sfregare le mani. Lo dico, se prendiamo Bremer e Zaniolo per dar via diritto abbiamo fatto un potenziamento, lo so, sono pazzo, ma non lo so, cioè è ovvio che, cioè, ragionando su fuori d'elite dentro due calciatori è per forza che hai migliorato, però devi guadagnare su tutta la rosa. Credo che questo ragionamento si possa fare poi a fine mercato cercando di associare i calciatori che sono usciti e entrati per ruolo, quindi tu probabilmente stai parlando di... proprio di reinvestire il tesoretto d'elite, e ci posso stare, però fai un po' fatica a ragionare nel complesso. E ciao Matte, guarda chi è tornato, undicesimo mese per Matte. Ciao caro, come stai? A popular opinion, Bremer può diventare incredibile oppure fare la fine di Ogbonna. Non è un popular, penso che non sia un popular, credo, anzi, almeno, perlomeno, per me è così, sono d'accordo. Spero che arrivi Pau Torres, non sembra il nome sul quale è la Juventus, o comunque qualcuno con più esperienza internazionale. Questo è un grande punto sul quale ragionare. È anche vero che io ribadisco, oggi la Juventus non ha quella necessità di dire prendo il profilo internazionale per completare un reparto che poi in Europa mi... Io spero di fare un'ottima figura in Europa, però è anche vero che la Juve oggi non ha il dovere di vincere la Champions, arrivare in finale di Champions, no. La Juve deve ricominciare a vincere in Italia e ricominciare a fare bene in Europa, che non significa vincere, perché ragazzi abbiamo vinto due Champions in 100+ anni di storia. Poi vincerla quest'anno sarebbe ancora più bello, ovviamente, perché non ci credi, perché parti da dietro. Però sì, allora 30 non arriva a 30, si parla sicuramente di una cifra più alta. Però il mercato ormai è fatto di queste cifre qua per giocatori che fanno bene in Serie A, quindi penso che 40 milioni si possano ancora spendere per Bremer. Di più, magari no. Ah, giustamente, ce la antigufiamo, giustamente. Ecco, questo è il commento, secondo me, più interessante di tutti. A livello tattico, è vero. A livello tattico, Bremer è un giocatore che quest'anno ha reso molto, molto bene in un sistema di gioco differente rispetto a quello nel quale verrà inserito eventualmente in casa Juventus. Perché dico questo? Perché Bremer è un centrale della difesa 3, proprio centrale. Quello che faceva Bonucci da noi, Bremer l'ha fatto col Toro, con caratteristiche diverse, perché Bremer e Bonucci non hanno le stesse caratteristiche. Bremer, ragazzi, è un concentrato di muscoli fuori dal comune. Bonucci sicuramente non è fatto così neanche proprio a livello strutturale, però la posizione in campo è la medesima. Io non so se Bremer potrà essere adatto a una difesa 4, potrà essere adatto a una difesa 4 da livello Juve, se potrà essere adatto a una difesa 4 da squadra che deve cercare di vincere in Serie A, e non so se vederlo meglio
sul centrodestra o sul centrosinistra come difensore centrale. È destro di piede, così come lo era De Ligt, e quindi probabilmente un mancino o comunque un giocatore abituato a giocare a sinistra poteva essere un nome più congeniale. È anche vero che stiamo parlando del miglior difensore dell'ultimo campionato di Serie A, che ha fatto una stagione incredibile, e quindi penso che si possa anche un po' rischiare, tra virgolette. Troverebbe sicuramente dei connazionali, anche proprio a livello di posizione in campo, che sono Danilo e Alexandro, e ora qualcuno potrà ridere su questa affermazione, però aiuterebbe sicuramente l'inserimento di Bremer, senza dimenticare Arthur, anche se Arthur me lo immagino un po' più in uscita, Kai Jorge che non sta proprio bene, ecco, in questa stagione non starà bene, però sicuramente aiuterebbe anche l'inserimento, e perché no, magari poi un Bremer che arriverà a giocare addirittura in nazionale proprio da maglia, con la maglia da Juventus, da Juventino, insieme ai suoi connazionali, potrebbe essere una bella chiusura del cerchio. Dico Alexandro perché Alexandro, ragazzi, lì c'è poco da fare, quindi probabilmente qualche tante partite potrebbe giocarle l'anno prossimo. Possiamo dire che adesso con Paolo a Roma siamo tutti più contenti? Possiamo vedere il nostro campionato una squadra che sinceramente apprezzi. In più, complimenti alla tua missione compiuta su Di Vale, cioè quello di dirgli di non andare all'Inter, che è esattamente quello che ha fatto. Oh ragazzi, ho cambiato le sorti di questo mercato e io ancora non capisco perché non si stia festeggiando questo mio movimento all'interno del mercato della Juventus, della Serie A, non della Juventus. Bremer, non basterebbe lui in caso arrivasse, servirebbe anche uno tra Pau Torres e Gabriel. Beh, allora se fanno Bremer e uno tra Pau Torres e Gabriel, ragazzi, c'è da andare alla Continassa e mettersi in ginocchio e fare così, perché se fanno due centrali di questo livello, oltre a Gatti e trattenendo Bonucci, crei una retroguardia allucinante. Io, come vi dicevo oggi, secondo me ha senso un nome grosso, tipo Bremer, Pau Torres, Gabriel, cioè ha più senso quello che dici te, indubbiamente. Però per quello che potrebbe essere Pau Torres, Gabriel o Bremer e Milenkovic. Quindi vediamo un attimo. Ovviamente rimango dell'idea che ha più senso quello che dici te. Possibilità che si faccia sia Bremer che Pau Torres è quello che dicevo pochi istanti fa. Io penso proprio di no, anche perché proprio ieri Romeo ha detto che non è un nome caldo Pau Torres per la Juve, però sempre forza Juve assolutamente. E grazie mille a Vincenzo per questi 100 bit. Grazie mille per questi 100 bit. Sono stato io, esatto, sono stato io a convincere no, non andare alla Juve, non andare all'Inter. L'hai scritta male, Vincenzo. O forse mi stai prendendo in giro per quello che ho detto io prima, che mi ero sbagliato io. Ah no, ok, ti sei sbagliato te, perfetto. Attualmente non credo in un'app, ma se dovesse arrivare anche Milenkovic, allora sì che siamo di nuovo in pista al 100%. E sono d'accordo, cioè secondo me se fai due acquisti che possono essere vero Bremer e Milenkovic, ci sei, perché hai tre centrali nuovi su quattro, contando anche i Gatti. Tu lo ami da quando stava a Palermo? Ma oggi ragazzi io penso proprio che a parte gli interisti si sia vinto tutti. Hai ragione, così sarebbe perfetto, cioè ok con Milenkovic, che è quello che dicevo nel video di oggi, sì. La mia domanda rimane sempre lo stesso, a livello di servilismo come siamo messi? Beh, siamo messi male. Prendereste la maglia di Paolo alla Roma? Oh, bella domanda questa. È ovvio che non spenderei il centinaio di euro di tasca mia perché mi interessa fino a un certo punto. Io la maglia della Roma ce l'ho ed è quella di Francesco Totti, dell'addio di Francesco Totti, comprata apposta perché lì mi sono davvero emozionato. È ovvio che a Paolo sono molto più legato rispetto a Totti, però se dovessimo arrivare a fine anno senza che Dybala abbia segnato o messo i bastoni tra le ruote alla Juve, o magari segnato un gol scudetto con la maglia della Roma, scudetto per la Juve, cioè in uno scontro diretto Roma contro squadra X che favorisce la Juventus, a fine anno con le maglie in sconto e con Dybala 10 ci farei sicuramente un pensierino, assolutamente. Ti darebbe sicurezza una coppia Bonucci-Bremer? A me non troppo, ma più che altro è strana una coppia Bonucci-Bremer, è strana, non riesco a capire come leggerla, nella mia testa non c'è proprio l'idea di capire come può essere letta una coppia del genere, non la capisco.
è ovvio che sì, cioè sarei contento, però io quest'anno non ho idea di come devo leggere Bonucci. Cioè, sono preoccupato perché non so come interpretare la figura di Bonucci. Non lo so. E dare tutto il peso difensivo della Juventus in mano a un nuovo giocatore mi spaventa, devo dire la verità. Come lo vedi Bremer, Milenkovic e Zaniolo come entranti? Ragazzi, se i prossimi tre colpi sono questi, sono contento. Cioè, se idealmente sono Pogba, Di Maria, Bremer, Milenkovic, Zaniolo e un vice Vlahovic, mica male. Mica male. Decisamente mica male. Decisamente mica male. Poi mancherebbe forse ancora qualcosa, ma lì dopo c'è tempo per sistemare entro fine agosto. Preghiamo per San, arriva bene. Per San Cherubini, dai, arriva bene quello che ci mette, che fa i conti. Ciao, ciao Matte. Cosa si fa con Ken? Si tiene. Si tiene lì. Se non dovesse arrivare un'offerta poi da parte di un'altra squadra interessante per la Juve, gli accordi sono chiari. È in prestito un altro anno alla Juve. Secondo il Messaggero, la Roma inserirà una clausola da 20 milioni per Dybala. Non è un po' poco? Comunque sono contento che Dybala abbia scelto la Roma piuttosto che l'Inter. Beh, allora, considerando che la Roma ha fatto 3 anni di contratto a Paolo Dybala, considerando che Paolo Dybala l'anno prossimo compirà 30 anni e considerando che a parametro zero Dybala ci ha messo un po' prima di trovare una squadra, credo di no, anzi forse la Roma sarebbe contenta di un paio di stagioni di Dybala più la cessione a 20 milioni tra 2 anni. Penso proprio che possa essere un successo per loro. Noi non l'abbiamo monetizzato addirittura, quindi... Grazie mille a Goki Game per la sub, benvenuto caro. E ovviamente aspetto tutti i nuovi abbonati, anzi aspetto tutti, sul canale Telegram ufficiale, quello pubblico, dove arrivano le notifiche di nuovi video e nuove dirette. E poi, ovviamente, aspetto tutti gli abbonati nel canale Telegram riservato agli abbonati. Punto esclamativo Telegram in chat e arriva tutto. Spam di ex giocatori. De Ligt, Bernardeschi, Dybala, Morata. Attenzione a Morata, Tenetelo sempre lì, Morata, che va a finire che... Buon pomeriggio anche a te Alex. Dybala si dice che è una clausola di 20 milioni, che è quello che abbiamo appena detto. Per quanto riguarda noi, Bremer sarebbe top, ma senza un altro innesto rimane una difesa da quinto o sesto posto nel complessivo. Bisogna valutarla nel momento esatto in cui si dice che è finita, perché è ovvio, in questo momento siamo in fase di ricostruzione. Speriamo Skriniar vada via lo stesso, perché nel caso sarebbe un forte indebolimento. Ora avanti tutta per Zaniolo. Sì, sarebbe figo, ancora più figo, comprare oggi Bremer e domani o dopodomani l'Inter che dà via poi Skriniar, e bisogna capire come lo vanno a sostituire. E ovviamente aiuterebbe la Juventus sotto questo punto di vista. Poi io sono sempre della scuola in realtà che più giocatori forti ci sono nel campionato meglio è. Devo essere onesto con voi. Perché poi è più bello vincere se batti le squadre che sono ancora più forti. Indebolire ulteriormente, pensare che Koulibaly, De Ligt e Skriniar possano uscire nella stessa sessione di mercato dalla Serie A, un pochino mi dispiacerebbe, devo essere onesto con voi. Anche in caso dovesse arrivare Bremer, non basterebbe solo nemmeno uno tra Pauta, beh, questa l'abbiamo già letta, ragazzi. Dove sto leggendo? Sto leggendo i commenti, Matte, sto leggendo i commenti. E invece no, perché questa è la live riservata agli abbonati. Da Juventino sono contento per Paolo, ma io ho una paura tremenda che faccia la fine di un Pastore o un Franco Vasquez. Beh, ragazzi, nel caso fare della Roma, cioè, nel senso, gli auguro tutto il bene del mondo quando non gioca con la Juve. Tosellino, come nome vice Alessandro, chi dici? Pellegrini. Oggi è Pellegrini. A meno che Alessandro non sia il vice Pellegrini, c'è da prendere in considerazione anche questa. Per me è molto importante per il calcio italiano che Dybala vada alla Roma. Sarebbe un altro campione che lascia l'Italia. Guarda Mattia, ti ho anticipato con il discorso pochi minuti fa. Sono d'accordo con te. Non so se ne hai già parlato, ma che tipo di accoglienza pensi che riceverà Dybala allo stadium? Guarda, mi ha scritto Gladiatore Giallorosso prima su WhatsApp e mi ha fatto la stessa domanda. E io ho dato una risposta semplice. E cioè, se non sono dei coglioni, Dybala non viene fischiato. Perché dovresti fischiare Dybala? Dybala è stato mandato via dalla Juventus, è la Juventus che ha deciso di non rinnovare Paolo Dybala. Non è stato Dybala a voler lasciare la Juventus, perché anche questa era una voce che era circolata nelle settimane scorse, nei mesi scorsi, nei giorni scorsi. Sono tutte cose che non hanno
una base concreta, non ce l'hanno una base concreta. Sono dicerie, sono persone che le tirano fuori, altre persone ci credono perché a loro fa piacere, a loro fa comodo credere a quella cosa. Confermata da nessuno, ma chi se ne frega, tanto ormai la verità non importa più a nessuno. L'importante è confermare le mie teorie, i miei pensieri, le mie opinioni, non la verità. E cioè che Dybala avesse, che la Juventus avesse deciso di non rinnovare Dybala perché Dybala aveva già preso accordo con l'Inter. Dybala all'Inter non c'è neanche mai andato. Non c'è nemmeno mai andato. Quindi io spero proprio che la Juventus possa accogliere Dybala come merita. E cioè da giocatore che ha fatto tanti anni con noi e ha fatto tante cose belle, tante cose anche meno belle, ma un giocatore che si accoglie senza odio, perché Dybala sarebbe rimasto alla Juve. Sembra l'Arsenal stia tornando su Arthur, ma magari signore, magari. Ma guarda, se fanno Bremer e Gabriel e ci facciamo la Juve brasileira lì dietro, Alexandro, Bremer, Gabriel, Danilo, il Brasile vince i mondiali con la difesa della Juventus, sarebbe bellissimo, non mi lamenterei di Bremer e Gabriel, direi di no. Secondo te favorita Scudetto, con tutti i soldi che ci facciamo con Delitto, secondo te che giocatori ci prenderemo? Non ha senso parlare di favorita Scudetto, ragazzi, non ha minimamente senso, che è il discorso che faccia Seacolf tutti gli anni, mi mandano i messaggi a metà agosto con scritto oggi esce il video di chi vince, ma neanche a metà agosto, di solito a luglio, di chi vince lo Scudetto, la classifica finale della Serie A. E io dico, Simone, ma come cazzo la facciamo a pronosticare a mercato aperto con le squadre che hanno fatto 3 colpi e ne faranno 6 alla fine del mercato? Come la possiamo pronosticare? Non ha senso, non ci sono basi sulle quali ragionare. È impossibile. È semplicemente sparare una roba a caso. E con tutti i soldi che ci facciamo con Delizia, con te che giocatori prenderemo, oggi gli unici 2 nomi che mi sento di fare sono Bremer e Zaniolo. Molto complicato Bremer, anche se ci sono spiragli di apertura proprio in questi istanti, in questi minuti. E su Zaniolo sapete bene come la penso, secondo me è un colpo che la Juventus potrà fare, ovviamente aspetta di vedere le sue condizioni. Ma se la Juve prende sia Bremer che Pau Torres, formeremo una difesa troppo forte. Sì, ma ragazzi, voi state già volando troppo in là, voi siete già troppo positivi, sono contento per voi, sono davvero contento per voi. Però io rimango ancorato al fatto che oggi la cosa importante è superare l'Inter per Bremer e portarselo a casa già oggi. Questa è la cosa importante di oggi. Poi vediamo. Brava, perfetto, benissimo. E ora c'è la live in cui parliamo di altre cose, perfetto. Live che verrà ricaricata anche questa su YouTube. L'abbiamo già detta, questa l'abbiamo già letta. Non scrivetemi ragazzi le cose 2 volte perché con calma arrivo a leggervi tutti. Con calma. Ciao Luca, mi fa piacere essermi abbonato per supportare te e il tuo canale. Grazie mille, benvenuto. Bremer mi convince in Serie A, ma in Europa forse mi ispirerebbe di più Pau Torres. Beh, perché hanno 2 storie diverse comunque. Pau Torres ha vinto in Europa, ha vinto un Europa League con Villarreal e ha giocato una Champions arrivando in semifinale. Torres è Torres. Bremer ancora no. Quindi per forza di cose hai ragione in quello che dici. Vediamo, magari l'esperienza europea se la fa proprio con la Juventus. Milenkovic al posto di Rugani sarebbe l'ideale, ma io rimango dell'idea che sia Gatti il giocatore che prenderà il posto di Rugani, ma non del Rugani di oggi, del Rugani che doveva essere, perché oggi è facile dire vabbè Rugani, ma un tempo Rugani era un giovane prospetto che alla Juventus poteva prendere il posto di Barzagli alla lunga, promessa non mantenuta. Quindi io mi auguro che Gatti possa diventare il giocatore che prenderà poi il posto di Bonucci o di Chiellini, quindi quel giocatore che va a proseguire questa dinastia di centrali difensivi italiani della Juventus, che possa diventare il futuro candidato pilastro della linea difensiva dell'Italia del futuro e anche della Juventus, trattandolo meglio rispetto a quel Rugani che era chiuso da una difesa decisamente più forte di quella di oggi, ma oggi Gatti potrebbe davvero giocarsi le sue carte alla Juve, assolutamente. Delle scimmiette con gli occhi a cuore, molto bene Matte. Ti aspetti che oltre un difensore entri anche Morata entro fine settimana? No, ma io Morata, per me Morata è strana, è un nome strano Morata, cioè è un nome che devi tenere lì, ma che non capirei se non a prezzi di super saldo. Cioè, il punto è,
se devo prendere Morata ma non prendere Zaniolo non ha senso, non ha minimamente senso questa cosa. Quindi io Morata vi dico tenetelo lì, ma non aspettiamocelo nell'immediato. Cioè secondo me Morata è proprio un giocatore che arriva nel caso in cui, se proprio proprio si mette male, se diventa davvero una priorità Morata, secondo me è un problema. È un problema. Quindi davvero mi basterebbe questa settimana prendere Bremer. Io parto dal basso, mi accontento, vi dico questa settimana mi basterebbe prendere Bremer perché sarebbe già tanto, e poi ovviamente parti per la tournée, nel frattempo lavori. Però questa settimana, se prendiamo Bremer, io sono già molto molto contento, anche perché sabato mattina giochiamo la prima amichevole, giochiamo la prima amichevole in America. Grazie Fiamma. Se prendiamo Bremer dobbiamo farlo entro oggi o domani. Ecco, esatto, è questo che sto dicendo. Cioè secondo me oggi la priorità della Juve è questa, cioè concentrarsi su questo profilo. Se la Juventus ha individuato in Bremer il giocatore, andare veloce, anche perché per la prima volta si parla di Juventus concretamente interessata a Bremer, vogliosa di andare sul mercato per Bremer. Quindi dai, spingere su quel nome lì, se è quello giusto secondo la Juve. Speriamo, non so cosa, ah, Milenkovic, ok. Bremer più adatto all'Inter che alla Juve? Assolutamente sì, questo sono d'accordo. Speriamo si adatti nel caso a 4 perché non gioca più al Toro, ma in un nuovo sistema difensivo, una squadra Champions. E questa è la mia più grande paura. È la mia più grande paura. Qualcuno sa come funzionano i bonus a bilancio? Non ne ho la più pallida idea. Bremer, bel nome, sì, ma abbiamo perso De Ligt e il brasiliano non è una certezza. Sono d'accordo, non va a compensare il nome di De Ligt, quello di Bremer, per quello che dico che ne serve un altro. In più il difensore più forte che abbiamo attualmente è Bonucci, che ha 35 anni. E poi magari se arriva Bremer diventa lui, probabilmente. Se Bremer si rivela flop, siamo quelle peste dietro in difesa. Ma quello è il rischio, eh. Cioè, quando compri e vendi, cioè, sai quello che vendi, quello che compri non sai come si inserirà poi nel contesto. Quello è sempre il rischio di fare compravendita. Giocatori forti col tempo si adattano. Vedi Skriniar che passare da 4 a 3. Esatto, Skriniar ha fatto il percorso inverso, quindi spero che Bremer possa fare il contrario. Luca, in ogni carriera su PES o FIFA lo prendevo sempre. Non so di chi parliamo. Parlavi di Stecca? Ah, forse di Bala, perché c'è la faccia della foto di Bala con la Roma. Ciao Stecca, ciao. Ragazzi, è la stessa domanda. Cioè, ormai non ha più senso rispondere. Io ve l'ho già detto come la penso. Poi spero di sbagliarmi. Me lo auguro. Non so se possa essere possibile, ma un 3-5-2 d'inizio Allegri? Credo di no, perché le prime apparizioni le abbiamo fatte con la difesa 4, centrocampo a 3 e 3 giocatori davanti, che poi sia un trequartista, due ali, queste sono state le prove del momento. Di Maria e Vlahovic davanti, Zaniolo, Pogba, Locatelli, centrocampisti. Io su Zaniolo, centrocampista, nutro sempre dei dubbi, poi magari Allegri lo vede lì davvero, chissà. A inizio Chiesa non ci sarà, e sicuramente nel caso poi non verrebbe utilizzato lì. Bonucci, Bremer, Gatti, Bremer. Non credo. Sono abbastanza pessimista, Lori, sotto questo punto di vista. E poi è arrivato Lorenzo, tifoso della Roma, che dice Toda Zoya, Toda Belessa. Carico Lorenzo, grazie per la sub. Sei contento, eh? Io continuo a dire che fa ridere come cosa, ma il mercato della Juve e la difesa dipende da Rugani. È incredibile, sì, sono d'accordo, è l'ago della bilancia. Daniele Rugani è il nome più importante per quanto riguarda la retroguardia della Juventus, perché Rugani sì, Rugani no, fa tutta la differenza del mondo. Hai completamente ragione. Bonucci ha una certa età, e nel caso in cui Bremer a 4 abbia qualche difficoltà, avremo Rugani che conosciamo, esatto, e Gatti buon prospetto, ma comunque ex Serie B, la prima esperienza. Paradossalmente è stato il nostro reparto di forza per anni, ora il più debole. Fotografia perfetta che mi sento di condividere al 100%. Oppure che le due entrate difensive saranno Bremer Acerbi. Allora, Bremer Acerbi significherebbe Bonucci confermato, Chiellini in uscita, il cui posto verrebbe preso da Acerbi per essere quel giocatore, quel centrale mancino di riserva, di scorta, ma non titolare. De Ligt Bremer, che per me sulla carta è un downgrade, così come lo è Chiellini Acerbi. E Gatti Rugani, che è un upgrade. Poi bisogna vedere come si inserisce Bremer, perché se Bremer si inserisce bene, poi magari a livello di De Ligt si adatta. Secondo me no, ma magari pure. E purtroppo su Acerbi Chiellini dirò una bestemmia, ma probabilmente Acerbi Chiellini sarebbe un upgrade in questo momento. Perché Chiellini, ragazzi,
ne ha giocate davvero poche. Cioè, non tanto di partite quanto di minuti o di condizione nell'ultimo anno, sto parlando dell'ultimo anno. Chiellini per la Juve era diventato di troppo, ed è stato Chiellini stesso, aveva un altro anno di contratto, Chiellini. Aveva un altro anno di contratto, è stato lui a decidere basta. Ovvio, legato al mondiale, molto probabilmente legato al mondiale, ce l'ha detto anche lui. Però Chiellini per la Juve era decisamente un giocatore in più. A me Acerbi non piace, non mi fa impazzire. Però su un campionato lungo, 38 partite, sapere di avere Gatti, che sarebbe il primo giocatore da buttare nella mischia per valorizzarlo eventualmente, e Acerbi, che se butta male ce l'ho lì, esagero, ma non sarebbe nemmeno terrificante. Ovvio che se ragioni che in questo caso poi Acerbi diventa il quarto, è sostituire Acerbi con Rugani. E ribadisco, per quanto Rugani non mi faccia, per quanto Acerbi non mi faccia impazzire, non mi fa impazzire nemmeno Rugani, e Rugani prende 3 milioni e mezzo all'anno, e l'obiettivo della Juventus sarebbe decimare questo stipendio dando ad Acerbi di meno, senza dimenticare sempre Danilo. Ora, non sono qui a dirvi io speriamo di prendere Acerbi, perché non è assolutamente il mio pensiero, però se poi l'idea è che Bremer e Bonucci saranno i titolari e che Gatti sarà quello buttato nella mischia, si può fare decisamente di meglio. Leggi Milenkovic, Pau Torres, Gabriel, anche se Milenkovic mi sembra quello più adatto, ma avrebbe un non so che di senso. Piccolo, ma avrebbe un non so che di senso. Oltre a Bremer, saresti più orientato ad acquistare Zaniolo o un altro difensore? E perché non entrambi? Perché non entrambi? No, penso di no, Nicolas, penso di no. Bremer che forse giocherà per l'Italia, può essere, se deciderà, perché mi pare che abbia il passaporto, vero? Se deciderà eventualmente giocare per noi, ben venga. Non so se possa essere possibile, non trece. No, ragazzi, ve lo ripeto, non mi scrivete le stesse cose, non mi scrivete le stesse cose. Quasi quasi stavo pensando di andare a vedere Juve-Roma ad agosto e il gol di Paolo. No, il gol di Paolo. Nuovo DS, assolutamente. Visto che Romeo Agresti ha messo che Belotti è vicino a firmare per la Juventus, non penso che sia stata questa cosa. Ora apro Twitter per andare a vedere cosa ha detto Romeo, ma sarebbe una roba così a caso, senza nessun contesto. Vediamo. Tra l'altro leggo che Biasin dice che l'incontro tra Inter e Torino era 18. Non ha mai scritto questa cosa di Belotti, Romeo. Anche se io ve lo ripeto, lo dico per la prima volta, non l'ho mai detto, ma l'ho pensato. Sarebbe un nome clamoroso, perché non è mai venuto fuori, ma sarebbe davvero l'unico vice Vlahovic a zero che riuscireste ad andare a prendere senza problemi, probabilmente. Non so come la prenderei, una roba del genere, perché Belotti proprio non mi fa impazzire. Ipotetica difesa Bremer e Pau Torres. Per me sarebbe la migliore difesa del campionato sia nell'immediato che in futuro. Ma ragazzi, poi bisogna vedere come si trovano. Cioè, stiamo parlando di due giocatori che non si sono nemmeno mai visti in faccia. Ottimo lavoro, Luca, complimenti per come ci sai coinvolgere. Grazie mille. Infatti, guarda, io ribadirò sempre. Io non sono qua a volervi dare le notizie perché non ce le ho. Mi piace ragionare insieme a voi e intrattenervi, perché questo, bene o male, è quello che faccio. Grazie per aver convinto, questa l'aveva già letta, col buon Vincenzo che donava 100 bit. Io più di una volta questa cosa l'ho pensata e l'ho detta, soprattutto quando abbiamo acquistato Gatti. Se finisce davvero così, io questa cosa l'ho detta a gennaio, non perché avevo la notizia, ma perché avevo la sensazione. Una cosa che mi piace della dirigenza della Roma è che non dice niente, fa tutto in silenzio. Michele, abbiamo già parlato, dai, direi che per oggi di Roma abbiamo già parlato abbastanza. Per me Pau Torres e Bremer sono di un altro livello rispetto a Gabriel. Non lo so, perché io Gabriel non l'ho mai visto calciare un pallone in vita mia. Ah, quindi il coro non sarà più grazie Roma, ma grazie Luca. Sì, assolutamente, stanno già facendo le prove l'Olimpico. Direi che quest'anno è l'ultimo dove dobbiamo tenere una squadra incompleta. Io spero già anche quest'anno. L'anno prossimo, con gli esuberi tutti a scadenza, che è un punto da non sottovalutare, devi per forza limare gli esterni, sia che i terzini, soprattutto i terzini. E in caso il difensore, ma quest'anno penso che resteranno ancora tanti buchi, ci manca troppa roba.
non so quanti buchi alla fine avremo. Secondo me, più che buchi, avremo il grosso problema degli esterni bassi a fine mercato, perché non sembrano intenzionati a fare acquisti lì. 40 milioni per Bremer, 50 per Pau sarebbero troppo, meglio spendere 30 in meno per Milenkovic ad esempio, si godrebbe a spruzzo lo stesso. Ma sì, ma guarda, ti dico, Bremer più Milenkovic, sono contentissimo, perché con pochi soldi, cioè 40 per Bremer e una ventina forse scarsa per Milenkovic, o comunque contane 20, 60 milioni prendi due difensori. Gatti l'hai preso 10, quindi ti sei rifatto il pacchetto difensivo con una settantina di milioni di euro, circa, vendendo De Ligt a più di 80. Cioè, quindi la cessione di De Ligt ti ha rifinanziato l'intero pacchetto difensivo. Sarebbe l'unico modo, secondo me, sensato per assorbire la cessione di De Ligt. Sì, ok, concordo. Ho detto cose intelligenti, a quanto pare, dato che mi state scrivendo sì e concordo, non me la ricordo. Per te si può fare Arthur per Morata? Non lo so, per me si potrebbe fare. Adesso chiamiamo l'Atletico e sentiamo cosa dicono. Ok, era per la maglia di Dybala. Te la regala Paolo, tanto siete amici ormai. Adesso gliela chiedo. Secondo te, con l'arrivo di Dybala, c'è il rischio che Zaniolo decida di restare a Roma? No, secondo me è il contrario. Secondo me è decisamente il contrario, perché non ci sarebbe spazio per far giocare entrambi. Bonacci, Fibonacci, sinistra per impostare e Premier. Bonacci e Premier, nuova coppia difensiva Juventus. Poi magari in fase offensiva il terzino sinistro si alza e quindi difendiamo a tre. Sì e no, io Bonucci sul centro-sinistra faccio un po' fatica a vederlo, sono sincero. Secondo te l'affare Zaniolo condiziona la Juve in difesa? Cioè, in che senso? Un eventuale doppio colpo in difesa? Ah, ok, è possibile prescindere da lui o se arriva Zaniolo arriva solo il difensore? No, ma secondo me non è un discorso economico, secondo me è un discorso di necessità. Cioè, io temo che la Juve non abbia in testa di cedere Rugani. Quello che dicevo prima, Rugani è il perno di tutto il discorso, perché se la Juve c'è in testa di cedere Rugani e fare un secondo centrale, siamo perfetti. La domanda vera è, la Juventus questa cosa la sta pensando sì o no? Perché cambia tutto. Secondo me invece si completano per caratteristiche. Voglio vedere Leo come regge. Speriamo, guarda, speriamo. Cambio con Alexandro. Chi? E c'è gente che si lamenta della linea verde per due colpi pazzeschi a parametro zero, che sono Pogba e Di Maria. Sì, problema rimangano i terzini, sono d'accordo. Il mio sogno è Bremer più uno tra Pau, Gabriel, Badiashile addirittura. Ecco, Badiashile è un altro bel nome. Non perché lo conosco in maniera particolare, ma perché se ne parla gran bene, però è ovvio che poi dipende anche quanto costa. Sono consapevole che praticamente è impossibile. Mi accontento anche di Bremer più uno tra Milenkovic o Acerbi, anche se mi piacerebbe per prima, che è quello che penso io. Siccome Milenkovic diventa il nome giusto, Acerbi avrebbe leggermente senso, ma sicuramente è meglio Acerbi che Rugani per quanto mi riguarda. Però a noi servono assolutamente due difensori. La cosa che mi preoccupa di Bremer, dai ragazzi, sono contento quando ci sono delle preoccupazioni, così possiamo ragionarci insieme, oltre al fatto che deve confermare quanto di buono ha fatto e che non è abituato alla difesa 2, tutt'altra cosa che la difesa 3, sì, ma questo l'abbiamo già detto, Stecca, forse non eri ancora arrivato. Io mi aspetto che Ken quest'anno fa una bella stagione, mo speriamo, guarda, incrociamo tutti le dita, i prossimi 30 secondi di dita incrociate tutti insieme per mandare l'energia positiva a Moise Ken. Io ho molta fiducia in Ken, ecco, vedi, lo terrei come vice Vlahovic, addirittura titolare a sinistra, suono, me lo sento, dita incrociate per Moise Ken. Ciao Madda, grazie mille per la sub, dice NZ, quindi penso Nicolò Zaniolo, sono abbastanza convinto, grazie per la sub. Se prendessimo Pau Torres lo vedrei meglio come post Bonucci rispetto a l'erede di Chiellini. Beh, ormai erede di Bonucci, erede di Chiellini, erede di Barzagli. Ne è rimasto uno solo e tra poco anche lui è da pensione, quindi ormai cambia poco. Preferisci Bremer o Pau Torres? Io Pau Torres ho visto giocare veramente poco, cioè nelle due partite che hanno fatto contro di noi e nella partita di ritorno con Liverpool. Invece Bremer l'ho visto giocare tante volte, è ovvio che la Champions contro la Serie A è un altro. Penso che si cada in piedi con tutti e due. Come mai ci ritroviamo ogni anno con Alexandro ancora in rosa? Perché è stato rinnovato fino al 2023, quindi l'anno prossimo non te lo troverai più, a meno che non ci sia un nuovo rinnovo. Cosa ne pensi della ripresa di Ken? Ma ripresa, ragazzi, penso che sia un po' prematuro parlare di ripresa.
Non si potrebbe solo portare Bremer da un barbiere. La soluzione, tutti sti problemi, la soluzione era semplicissima. Bremer, vatti a tagliare i capelli. Ah no, è pelato, cazzo. Non si può. Secondo me con una coppia difensiva Bremer-Milenkovic sarebbe perfetta, ma secondo me Milenkovic non sarebbe titolare poi. Perché non ci sono difensori italiani giovani di livello tranne Bastoni? Beh, vediamo Gatti, dai, uno ce l'abbiamo noi, vediamo Gatti. Poi magari è un aborto, o magari è il nuovo Maldini, non lo sappiamo. Ma se Max iniziasse a considerare Zaccaria centrale dietro, sai che me la sono pensata anch'io sta cosa qua. Ci ho pensato anch'io. Penso che ci sia la precedenza da Danilo, ma l'ho pensata anch'io sta cosa qua. E comunque ennesimo anno in cui non cambiamo i terzini. Stiamo per fare il record mondiale di stessi terzini per sempre. Comunque Dybala non ci dobbiamo dimenticare che fosse per lui ha accettato l'Inter. Quindi non ha preferito la Roma. Semplicemente l'Inter non l'ha chiuso. Vabbè, però poi all'Inter non ci è andato. Quindi cosa facciamo? Il processo alle intenzioni di Dybala. Forse è un popular opinion. Solo noi in Italia Dybala è un campione. Beh, questo indubbiamente. Sono d'accordo. Dybala, ma questo è un mio vecchio cavallo di battaglia. Io mi ricordo di essermi preso una valanga di merda. Dybala non è di primo livello. Ragazzi, Dybala non è un giocatore di primo livello. Non lo è. È uno di quei giocatori che è sotto quelli di primo livello. Quegli ottimi giocatori, davvero forti. Ma non è un fenomeno, non è un campione, non è un fuoriclasse. È un bravissimo giocatore, un ottimo giocatore. E ricordo di aver preso tanta di quella merda tutte le volte che ho detto sta cosa qua. Ma ne sono convinto, ne sono convinto. Sono contento che Dybala sia andato alla Roma, avrei preferito rimanere a Juve. Vabbè, lì è un'altra cosa. Bremer ha tolto like all'Inter. Beh, non sapevo neanche che ce l'avesse. Non si mette like all'Inter, Bremer. Secondo me la coppia difensiva di Bremer e Milenkovic sarebbe perfetta. Ragazzi, ve lo chiedo per favore, davvero, non scrivete le cose più di una volta. Ve lo chiedo per favore. Ma non c'è un limite agli extracomunitari che entrano in rosa? Questa è una bellissima domanda che volevo già prendere in considerazione. Sì, c'è un limite, ma per il mercato extra Italia, extra italiano, cosa significa? Che tu, trasferimento interno Italia-Italia, non hai alcun limite. Puoi comprare tutti gli extracomunitari che vuoi da altre squadre italiane. Incredibile, la sua storia di oggi sembra una storia della Dani, di Dybala. Comunque su Wikipedia Ramsey si dice che è del Monza, quest'ultimo ha smentito, non lo vuole nessuno. No, oh no. Momblano ne ha sparate in questa sessione, le sta azzeccando una dietro l'altra, io lo amo troppo. Ma guarda che io ribadisco, quando ho portato il video dicendo che Momblano diceva che Di Maria aveva detto di sì, tutti erano convinti che non fosse vero perché l'aveva detto Momblano. Quando ho detto di Neymar che era stato offerto alla Juve, io non ho detto che Neymar, la Juventus avrebbe comprato Neymar, che però l'offerta ad altre squadre poteva avere senso e poi è venuta fuori davvero. Ieri sera Momblano si è esposto dicendo di Bremer. E oggi sta venendo fuori Bremer, quindi io credo che Luca dei contatti veri e forti ce li abbia. Poi lui è molto showman, a lui piace molto spettacolarizzare il mercato. Però lui le cose che dice ce le ha, cioè non le inventa. E arriva prima degli altri, probabilmente. Forse non le verifica, non lo so. Però tante cose che ha detto quest'anno poi sono venute fuori confermate. Mi stai facendo prendere i cabbo di infarti, i cabbo. Se viene Bremer faccio una festa e ti invito, va bene? Ci sarò. Morata arriverà solo se partirà Ken, secondo me. Anche secondo me non avrebbe senso tenerli ancora tutti e due. Orari per le amichevoli da suicidio, lascia stare. Ciao Luca, che ne dici dei giocatori che se ne devono andare? Andatevene. Ce ne sono tanti ancora che dovrebbero uscire, secondo me. Buon pomeriggio Lucone, intanto Bremer ha rimosso quel like. Allora era confermata sta cosa, io nemmeno la sapevo. Bremer, ma come ti permetti di mettere like all'Inter? Dopo questa possono anche vendervi Zaniolo, va bene così. Tutti a posto, tutti contenti, tutto perfetto. Secondo me con un eventuale arrivo di Kostic, anche se ormai non penso, un 3-5-2 si potrebbe fare. Secondo me non è nella testa della Juventus passare al 3-5-2. Non se ne parla più, ma spero una volta, fatti o meno gli obiettivi principali del mercato, arrivi anche Kostic. Ragazzi, vi siete messi d'accordo con Kostic? sicuramente inizio stagione sarebbe utile. Sì, sarebbe utile. Sarebbe molto utile. Hai bestemmiato stavolta. Per cosa? Forse per Acerbi. Vabbè, ribadisco, non è che sono qua a sognare Acerbi, anzi. Io avrei visto bene Bremer, Demiral. Su Demiral, ragazzi, penso che siano state fatte le riflessioni non di carattere tecnico. Stiamo dando Bremer per fatto. Ma chi?
accetto Acerbi solo per abbassare il monte ingaggi se va a Virgani. Infatti quello è il ragionamento principale, cioè non è che sei qua a dire oddio ti prego Acerbi vieni a giocare la Juve, no, non è quello. Buon pomeriggio Lucone, intanto Bremer ha rimosso quel like, speriamo bene, che like? Questo messaggio mi confonde. Novità sull'incontro Inter-Torino delle 14, a quanto pare alle 18. Già mi immagino la terza giornata, Paolino Dybala, vedi, infatti alle 18. Belotti ha già preso a casa a Torino. Secondo me Belotti Torino la conosce molto bene. Intanto De Sciglio si è fatto male, ma no, davvero? Io questa non la sapevo, no, dai, ma poveraccio, poveraccio. Juventissimo! Buon pomeriggio, caro Stefano, buon pomeriggio. Secondo me Rabiot rimane, ci sta. No, non ci sta. Basta, Rabiot. Abbiamo già visto abbastanza. Tre anni, basta. Ti prendi due giocatori, uno il piano A e l'altro il piano B dell'Inter. Che dispetti incredibili, come le elementari. Però Pau Torres ha più esperienza europea rispetto a Milenkovic. Si costa anche, credo, il doppio, se non il triplo. Buon pomeriggio a tutti. Ricambio. Se nel caso oggi l'Inter chiude per Bremer, Luca, ci saresti l'acquisto di un giocatore non top del calibro di Vladi Scili Milenkovic? Dopo penso che non restino tanti nomi, Non ne restano tanti. Vladi Scili è mancino, però. Quindi forse un po' di senso potrebbe avercelo. E attenzione che rimane anche Pau Torres, seppur lontano, però. Speriamo che l'Inter non chiuda per Bremer. Buongiorno, buongiorno. Se come tanti dicono le operazioni di De Ligt e Zaniolo sono economicamente separate, degli 80 milioni incassati 40 potrebbero essere reinvestiti in Bremer e quegli altri 40 appena aggiunta magari 10. Ma ragazzi, ribadisco, io non credo che la Juve abbia la volontà di fare due centrali. Poi vi dico, ma magari, poi sì, certo, il mercato non funziona così, ma con quelle entrate sarebbe un gran mercato. Sì, ma lo sarebbe, però io temo che la Juve non abbia in mente di fare due centrali, almeno due centrali pagandoli 40 milioni l'uno, perlomeno. Milenkovic non è male, poi secondo me non è un fenomeno, ma non è sicuramente male. Tutti su Ken. Ecco qua, mi sembra che si stia andando un po' troppo sul folle. E Luis Alberto, c'era stata la voce a gennaio. Ma se per la difesa prendessimo una... Non me l'aspettavo. Una sana grassa risata. Cambiato lato Bologna, quindi Pellegrini resta. Può essere. Lui aveva espresso la volontà di cambiare aria, però magari rimane. Magari Pau è anche più forte di Bremer. Quanto cazzo gasa con quella montagna di muscoli mentre umilia anche il povero Dusan? Dusan è andato in difficoltà con Bremer. Bremer, ragazzi, secondo me pesa 100 kg di muscoli. Si pensa di utilizzare Danilo difensore centrale, quindi con i soldi di Ligt si potrebbe prendere un solo difensore e poi Zaniolo. Sì, e ribadisco, secondo me ragionare su questa opzione a luglio è un po' così. Conto è se durante la stagione sei in emergenza e sai chi ce l'hai, però partire da luglio così, non lo so. Spoiler al futuro, Alessandro ha rinnovato fino al 2035-17 milioni di stagione e alza la Champions da capitano della Juventus. Ciao Lucone, ciao. Secondo te non è meglio prendere un mancino naturale per la difesa? Ma più che un mancino naturale, un giocatore abituato a giocare in una difesa 4 sul centro-sinistra. Poi vediamo. Ma Igor invece? Non lo so. Qua si sta parlando dei tesserati extracomunitari. Paratici ne sa qualcosa. Che dici di tutti i nostri che sono... Ancora, niente, non ce la faccio a farvi passare il messaggio di non scrivere due volte gli stessi messaggi. In un ipotetico centrocampo a 3, oltre agli imprescindibili Locatelli al centro e Pogba a sinistra, personalmente vedrei meglio McKennie rispetto a Zaccaria. Che ne pensi? Che sicuramente McKennie è un giocatore che ti garantisce inserimento, presenza, centimetri e qualche gol in più. Zaccaria è un giocatore diverso, molto di equilibrio e quindi potrebbe essere l'ago della bilancia per Allegri. Ad ogni modo, vanno bene entrambi perché credo che nessuno dei due sia un fenomeno. Penso che entrambi siano due buoni giocatori. È quello che dovrà prendersi davvero in mano la Juventus, il centrocampo della Juventus è Pogba. E ovviamente Locatelli dovrà fare un'altra stagione di crescita maggiore rispetto a quella di quest'anno. Sasaz, grazie mille per la sub. Di Maria conta come extracomunitario? Penso di sì, non credo che abbia nessun tipo di passaporto comunitario.
Luca, ma perché mi dice che non sono più abbonato, mi compaiono gli ad e non posso mandare messaggi a modo? Probabilmente perché non sei più abbonato, magari è scaduto l'abbonamento. Prova a verificare, Greg. Ma no, infatti, metto in dubbio... Guarda, Monblano credo che sia uno dei più bravi a spettacolarizzare il mercato. E ribadisco, tante imbucate buone ce le ha. In queste prime partite non c'è Chiesa, sarebbe un buonissimo sostituto Zaniolo alla sinistra. O addirittura un rombo a centrocampo, come dice Davom. Vi romperò le palle fino alla prima giornata con questa storia del rombo, preparatevi. Con le cessioni di Pellegrini, De Ligt, Rugani, Arthur, Rabiot, Rovella non si potrebbero prendere Udogi, Bremer e Milinkovic. No, Milenkovic, scusa, pensavo Milinkovic perché era in caps lock. E Udogi l'Udinese non lo vende in questa sessione di mercato. Milenkovic penso che sia possibile invece. Sì, vivono insieme. Uno fa la spesa, l'altro cucina. Si invertono per fare le pulizie. Grazie mille Salvatore Lopez per la sub, benvenuto anche a te. Vi aspetto tutti nel canale Telegram. Cavallo pazzo, stanno fa l'anno buono perché così va in scadenza e va al Real. Farà un anno buono, gli ultimi mesi. Farà gli ultimi mesi buoni e poi andrà al Real Madrid. Secondo te non è meglio prendere un difensore mancino invece di avere quattro difensori destri? Ho già risposto indirettamente a questa domanda. Il tuo desiderio, oltre a Pogba, Di Maria, vorresti per il calcio mercato la Juve? Ah, ma io rimango dell'idea che se mi prendono Milinkovic Savic sono contento. Sarei decisamente contento. Monucci gioca a destra, Bremer centrodestra, Milenkovic sempre a destra. Non credo che arrivino entrambi. Sono d'accordo. No, non sarò il live collello, no. Se l'Inter si prende Bremer, la Juve potrebbe prendere Kimpembe a 50 milioni. Attenzione che è un nome da Chelsea, Kimpembe. Potrebbe fare Koulibaly, Kimpembe e Ake del Manchester City. Difesa brasileira, il prossimo anno balliamo la samba e la salsa cubana. Ciao Luca, secondo te il centrocampo a tre sarà Loca, Polpo e McKennie? Secondo me sarà Locatelli, Pogba e Zaccaria. Per un discorso di equilibrio, come ho già detto prima, e anche perché sono gli unici tre centrocampisti scelti da Allegri. Poi se invece sarà McKennie, andrà bene lo stesso. Gran brutta giocata di Bala. No, io non sono di questa idea. Chi se ne deve andare? Ma ce ne sono tanti che se ne devono andare, in realtà. Poi bisogna capire, a centrocampo Ramsey, Arthur, magari pure Rabiot, chissà, davanti pochi perché non ne hai, l'unico che potrebbe andarsene è Ken, però sei già corto così, e dietro se non esce Alexandro, almeno Rugani, quindi penso che questi siano i principali nomi, poi vediamo perché c'è sempre il discorso Rovella, Fagioli e Miretti, con Miretti un po' più confermato, non si sa. Comunque quell'omone muscoloso di Bremer gasa non poco, è immenso, è una montagna, ragazzi. Domandone, Kostic che fine ha fatto? Dal barbiere, l'ha preso in ostaggio. Come vice chiesa per me faceva comodo. Vediamo. Di Maria nazionalità italiana oltre che argentina? Allora, può essere, però su Transfer Market, adesso verifico anch'io, Di Maria Transfer Market, l'anno scorso anche Suarez aveva un passaporto comunitario, prima dell'esame, quindi... non, prendiamolo un po' con le pinze, però sì, da nazionalità italiana, quindi eventualmente non conta come acquista extracomunitario. A parte che quali altri extracomunitari stiamo trattando fuori dall'Italia, cioè, non c'è nessuno. Revo Gaming, grazie mille per la sub, benvenuto, grazie caro. Comunque preferirei mille volte prendere Bremer Pau Torres invece di Bremer Zaniolo. Perché sai che dietro inizi a essere un po' corto. Arriva Bremer, facci felici. Arriva Bremer e arriva bene, invece che arriva bene arriva Bremer. Comunque Bremer ha semplicemente tolto un like a una sua caricatura con la maglia dell'Inter, mentre operazioni d'Elite Sky Sport riporta di 70+10. Allora, oggi mi sono trovato un commento che mi ha fatto incazzare da matti sotto un mio video. Un ragazzo mi ha scritto, da 80-90 che cosa ti cambia? Prendi una percentuale se la Juve guadagna di più. Ma che discorso è? Ma cosa cambia da 80-90? Cambia 10 milioni di euro. Non mi sembra poco 10 milioni di euro, dato che la Juventus voleva 100, 90 è già più vicino a 100 rispetto a 80. Cioè, ogni tanto non riesco a capire perché la gente debba fare dei commenti del genere. Cosa cambia da 80 a 90? Cioè, è come se a questo qua gli fanno un contratto di lavoro e gli dicono ti diamo 1000 e lui dice no, ne voglio 2000. Cosa cambia da 1000 a 2000? Cosa cambia? Cambia che è di più. Cioè, insomma...
Ora, giusto per fare fantamercato, cosa ne pensi di DeVry come possibile innesto low cost a parità di cartellino? E per l'età preferirei comunque Bilenguic. Cioè, oddio, DeVry, ragazzi. Insomma, 92, già un trentenne. Che mi sembra anche, se vogliamo, il punto debole della difesa dell'Inter. Per punto debole intendo quello meno affidabile, anche dal punto di vista fisico. Non lo so, non è un nome che mi scalda, DeVry. Mi scalda comunque più di Acerbi, indubbiamente. Però non penso nemmeno che DeVry sia low cost e che sia cedibile per l'Inter. Altra cosa, sono imbarazzato dall'immobilismo adottato dalla Juve negli ultimi anni per quanto riguarda i terzini. Vabbè, con me sfondi una porta aperta sui terzini. Soprattutto non mi capacito dell'acquisto di Cambiaso per poi generarlo subito in prestito. Ma questo, se vogliamo, è già un po' più logico, nel senso, dipende che piani hanno sulla sinistra, nel senso, se loro hanno in mente di cedere Alexandro, ma Alexandro non si muove, non puoi tenere Cambiaso, Alexandro e Pellegrini. Non puoi farlo. Mi sarebbe piaciuto un po' di pugno duro su Alexandro. Questo sono d'accordo, e quindi magari tenere Cambiaso, però poi cosa fai? Tieni Cambiaso e Pellegrini, cioè non ne valorizzi neanche uno, forse uno solo, e l'altro che cosa succede? Quindi un anno di Cambiaso in prestito al Bologna, devo dire la verità, non mi dispiace, anche perché poi l'anno prossimo scade Alexandro, però poi bisogna decidere cosa fare a sinistra. Un argentino non tradisce mai, Dybala tornerà? Ma no, dai, non penso che ritornerà Dybala, ragazzi, poi non si sa mai. Ma la 8 è il momento libero, momento libero. Brutta giocata di Dybala per il fatto che si è dovuto ridimensionare e non poco. Di questo abbiamo già parlato e sono abbastanza d'accordo. Ragazzi, ultimo commento e poi chiudiamo. Ciao Luca, prima di tutto ti volevo dire che ti seguo da YouTube da un po' di tempo e grazie a te ancora mi piace la Juve. Bene, sono contento, grazie. La domanda è, secondo te, ora che Allegri ha i giocatori che vuole prima del campionato, dice che cambierà il suo modo di giocare? No, Allegri farà esattamente quello che ha fatto nel primo ciclo a Juventus e nell'ultimo ciclo a Juventus. Allegri è sempre stato questo. L'unica cosa che chiedo ad Allegri è un po' più di coraggio rispetto all'anno scorso. Nel senso, traduco, per non essere... voglio essere il più chiaro possibile. Ad Allegri giocare bene non interessa. Ad Allegri importa arrivare al risultato e gestire un filotto di partite. Se Allegri vince, che vince 5-0, che vince 1-0, che vince 2-1, che vince 3-4... gli va bene e preferisce vincere prendendo meno gol possibile. È ovvio che non vedrai mai una Juventus assetata di sangue al 70° andare a pressare la metà campo avversaria se vince 3-0. Non succede, perché non è questa la richiesta di Allegri. E sinceramente a me sì, piacerebbe vederla, ma preferisco vedere una squadra che riesce a mantenere una costanza fisica all'interno di tutto il campionato, cosa che l'anno scorso non si è vista. E quindi mi auguro veramente che Allegri possa ritornare a essere più vicino a quello del suo primo ciclo rispetto all'ultimo Allegri che abbiamo visto. Poi il bello è soggettivo, rimane sempre una cosa abbastanza soggettiva, quindi bisogna vedere un attimo che cosa succederà. Io ragazzi